Benvenuti alla presentazione di un altro video di faidatecasa.com. Buona visione. Oggi parliamo di una cosa importantissima per poter realizzare i nostri lavori di fai da te. La cassetta degli attrezzi, ovvero cosa dovremmo avere sempre dietro quando facciamo i nostri lavori di fai da te. Prima cosa vediamo il modello della cassetta che possiamo adoperare. La cassetta, secondo la mia esperienza, deve avere dei contenitori per la minuteria sopra e un ripiano all'interno, come quella che vi faccio vedere nel video. Potete vedere che qui ho tutto un macello di roba che va dai tasselli di varie misure, da 8, da 7, delle viti da legno, viti da ferro, un po' di tutto. Comunque, ecco, fa comodo avere un po' di tutto. Adesso andiamo a vedere cosa metteremo all'interno della nostra cassetta, appunto. Prima cosa, possiamo mettere una serie di chiavi inglesi di buona qualità. Le chiavi dovremmo averle almeno dalla 8 alla 20 come numerazione. Prendete delle chiavi che hanno i due tipi di presa, sia U che quella a cerchio. Vi aiuteranno nei lavori più disagiati, diciamo, come quelli che vi faccio vedere nel video. Qui potete vedere che comunque la mia miniserie, però appunto come vi facevo vedere ci sono sia gli attacchi a U a sinistra che gli attacchi a cerchio a destra. Andiamo ad aggiungere una piccola bolla d'aria. La bolla d'aria serve sempre nei nostri lavori. Un martello piccolo ma non troppo e che possibilmente abbia un buon manico, magari di quelli di plastica. Una chiave a rullino, prendetela di una misura media, così va più o meno bene per tutti i lavori. Importante una serie di chiavi esagonali, se volete esagerare prendete quelle con due tipi di presa, che ha la presa dritta e la presa obliqua, in modo che potete utilizzarle in ogni caso anche nelle situazioni più brutte lavorativamente parlando, diciamo. Un cacevite cercafase e più in là vi farò vedere come funziona il cacevite cercafase. Una forbice tipo da elettricista ci viene sempre utile, praticamente non deve mai mancare nella vostra cassetta degli attrezzi. La usate per ogni cosa, per tagliare, taglia praticamente quasi tutto. Un paio di pinze comuni, infatti vedete queste mie sono vecchie. Un paio di tenaglie, tipo da carpentiere, vanno bene perché tagliano facilmente anche il filo di ferro, anche di una sezione abbastanza grossa. Poi tagliano praticamente tutto. Una lima da ferro e se volete strafare anche una piccola raspa sarebbe il massimo. Mentre fate una serie di lavori può capitare magari di allargare un buco o nel legno o nel ferro o di dare una lisciata sia al legno che al ferro o comunque per molti altri lavori. Conviene avere una serie di cacciaviti a testa piatta e a croce e anche di varie dimensioni. Magari 5 per tipo, 5 a croce, 5 a taglio, dal più piccolo al più grande, in modo che qualsiasi tipo di lavoro vi si presenti, voi avete il cacciavite di giusta misura. E una cosa importante è che molte volte, addirittura questo scalpello qui, io lo utilizzo tante volte cioè questo cacciavite lo utilizzo da scalpello, è fantastico, non si deforma mai. Tutte le botte che gli ho dato sopra, ma non si è mai deformato. Questo continua a essere una serie di cacciaviti a testa piatta. Uno un po' più piccolo a croce, come potete vedere, i miei cacciaviti sono ben vecchi e consumati, infatti. Vi conviene prendere anche quelli che si chiamano cacciaviti nani, come questi che vi faccio vedere, perché sono molto utili nei spazi stretti dove se no non riuscite a svitare o ad avvitare. Un seghetto di ferro non può mai mancare, come vedete, io ce l'ho sempre, un seghetto, e
portate con voi anche sempre delle lame di ricambio. Vi consiglio di, quando andate a comprare l'inferramenta, di dire che le volete di buona qualità, perché se no ve ne danno anche di modelli scadenti. E poi quando dovete andare a tagliare qualcosa tipo il ferro, non tagliate niente, quindi cioè magari perdete tanto tempo e basta. E adesso un fedele amico. Andiamo a parlare del taglierino o cutter, come si dice. Anzi, veramente si dovrebbe dire cutter, come dicono, però anche cutter, io dico cutter. Vabbè. Vi conviene anche in questo caso avere le lame di ricambio. Una chiave a pappagallo, non dovete farvela mai mancare all'interno della vostra cassetta. La chiave a pappagallo ho già descritto in alcuni articoli. Che cos'è, a cosa serve? È un attrezzo praticamente per gli idraulici, però serve per tutto. Una spazzola da ferro vi viene sempre comoda per pulire, magari per pulire una vite, una sbavatura, una saldatura, una qualsiasi cosa. Ecco, una matita da muratore. È una cosa che magari delle persone non sanno, che ci sono le matite, quelle verdi e quelle rosse. Quelle verdi sono da muratura, invece quelle rosse sono da falegnameria. La differenza sta nella durezza della mina. Ecco, uno scalpello da legno torna sempre utile, come ho scritto. All'inizio, se lo trattate bene, lo potete utilizzare solamente per il legno, che taglia da paura, molto affilata. Dopo, quando inizia a rovinarlo, quando si inizia a rovinare. Ecco, qui uno scalpello normale, un piccolo scalpello conviene sempre utilizzarlo, cioè averlo dietro, dovete pulire qualcosa. Nastro isolante da elettricista, come dico io, lo uso per fare di tutto. Se fate dei lavori idraulici, un ciuffetto di canapa con un barattolino di pasta verde per guarnizioni da idraulica, vi sembra per fare una guarnizione. Per fare una guarnizione volante, così, cioè un tappo, o se dovete sostituire un rubinetto o una qualsiasi cosa, vi conviene prenderlo comunque piccolino il barattolo, perché come vedete nel mio video questo è un barattolo abbastanza grande da tenere all'interno di una cassetta. Però magari dipende da quanto uso ne fate. Se ne usate poco, vi conviene prendere un barattolino. Allora, un piccolo set di punte per avvitatore non fa mai male, prendetelo di buona qualità così non perdete tempo. Una persona che fa un po' seriamente del fai da te, un trapano o un avvitatore ce l'ha sempre dietro, quindi avere nella cassetta un set abbastanza completo di punte per avvitatore viene comodo. Facciamo adesso una panoramica di ciò che abbiamo già messo fino ad ora e andiamo ad aggiungere lo scomparto superiore. Allora, le chiavi inglesi, il rullino, bene. Adesso mettiamo lo scomparto superiore, mettiamo ancora il set di punte, ancora dei cacciaviti, i miei vecchi cacciaviti, vedete che sono distrutti, la chiave a pappagallo, c'è tutto. Una cosa che non deve mai mancare è lo spray sbloccante, che vi salverà nei lavori più... Dovete sempre usarlo, io lo uso come il pane, tutti i giorni serve a tutto, sbloccare viti, sciogliere ruggine, è fantastico. Volendo possiamo mettere anche una giratubi, non ci sta male. La giratubi è un accessorio comunque di natura idraulica, però viene sempre bene averla nella cassetta degli attrezzi. Dimenticavo uno dei più importanti attrezzi, che è il flessometro, ossia il metro flessibile. Ci serve in ogni situazione, quindi questo è uno dei principali attrezzi per i nostri lavori di fai da te. In questo caso, come vi faccio vedere nel video, io ne ho uno che ha la punta magnetizzata e molte volte può venire utile. Specialmente se siamo per caso da soli a fare delle misurazioni.
A questo punto non ci rimane che chiudere la nostra cassetta e andare a lavorare. Abbiamo tutti gli attrezzi occorrenti. Bene, adesso più o meno sapete quali sono gli attrezzi che dovreste sempre tenere con voi per realizzare i vostri lavori di fai-da-te. Non mi rimane che invitarvi a fare un giro sul mio sito www.faidatecasa.com e vi auguro un buon fai-da-te a tutti. Ciao da me, Max.